Buonasera, vabbè, se volete comincio io in attesa di Elena Janecek. Allora, Elena Janecek, come so cosa avete fatto, di che cosa avete parlato finora? Allora, lei è una scrittrice di origini, diciamo, di madrelingua tedesca, che vive in Italia da moltissimi anni, da più di 30 anni, e è di origine, appunto, di madrelingua tedesca e di origini ebreo-polacche, e ha scritto già altri due romanzi abbastanza importanti, Lezioni di tenebra e Le rondini di Montecassino, che trattano della memoria e soprattutto della sua memoria familiare, cioè questioni di... Lei viene da una famiglia di sopravvissuti alla Shoah che poi dopo la guerra si sono stabiliti in Germania e a Monaco. E questo è il terzo romanzo, La ragazza con la lettera, che non è autobiografico, non ci sono elementi biografici di Elena Janecek, a differenza di quegli altri, è sempre usciti con Wanda. E La ragazza con la Leica è un romanzo che racconta, un romanzo a mio avviso molto bello, è abbastanza insolito. Lei, Elena, è rimasta in qualche modo affascinata dalla figura di Gerda Taro. Gerda Taro si chiamava in realtà Gerda Borile, e anche lei veniva da una famiglia di ebrei polacchi che si sono stabiliti in Germania. E stiamo parlando del periodo immediato, a cavallo della Prima Guerra Mondiale, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, nel senso che Gerda Taro è nata, se non mi sbaglio, nel 1911, forse 1910, 1911 non ha nessuna importanza, e si sono stabiliti a Stoccarda. Lei ha studiato poi a Lipsia e veniva da una famiglia benestante, erano ebrei borghesi, e in casa si parlava il tedesco. Appunto, famiglia benestante, con questa ragazza che poi studiando a Lipsia ha studiato a Lipsia, è entrata in contatto, stiamo parlando della Germania di Weimar, cioè una Germania in preda a fermenti molto interessanti, sia politici che culturali, che artistici, che letterari. E lei è affascinata come molti, rimane affascinata come molti ragazzi di allora, dal verbo rivoluzionario, cioè lei vuole cambiare il mondo. E quindi diventa una militante dell'estrema sinistra, entra in contatto con il Partito Comunista, non mi ricordo se aderisce proprio al partito o non aderisce, comunque è in quella zona lì. E viene arrestata nel 1933, dopo la presa di potere da parte dei nazisti, viene arrestata, è in galera per qualche mese e viene rilasciata per la sua fortuna e espatria e va a vivere a Parigi. E fa parte di quella schiera di esuli tedeschi, dei primi esuli tedeschi a Parigi. Parigi è la capitale, diciamo, della democrazia, dell'antifascismo, di tutto quello, è la prima meta degli esuli della Germania di Hitler, e lei è fra di loro. E ovviamente arrivare a Parigi dalla Germania significano molte cose, significa prima due cose sostanzialmente. La prima è una questione di lingua. Lei non sa, beh, sa, ovviamente lei sa un po' il francese, ma rimane senza un suo entroterra linguistico, senza il tedesco. La seconda è non ha più soldi, significa anche un esilio vero, esilio dalla lingua, esilio dalla sua condizione di una ragazza borghese, e una ragazza ridotta in povertà. A Parigi ovviamente continua la sua militanza
antifascista e la sua militanza comunista, ma comunista nel senso molto lato del termine, non significa necessariamente l'appartenenza a un partito, al Partito Comunista, significa un sogno di concreto di cambiare il mondo. E ora, il fatto è che non avendo la lingua non potevano scrivere, non potevano esprimersi in quella lingua. Lei entra, essendo in contatto con questo gruppo, di questo gruppo fa parte anche un ragazzo un po' più anziano di lei, che si chiama Andre Friedman, anche lui è ebreo e lui viene da Budapest, anche Ungheria è un paese scarsamente democratico, al potere c'è l'ammiraglio Horthy che è un dittatore, e fanno dei lavoretti, tutti quanti fanno, c'è tutto un gruppo di persone tra di loro, Ruth Zerf che è una sua amica dell'infanzia di Lipsia, e fanno la vita gramma. Non potendo scrivere e non sapendo bene come fare la militanza, si mettono a fotografare, no? Cioè le immagini sono una cosa universale, quindi si danno alla fotografia. La fotografia a quei tempi è anche una cosa all'avanguardia della tecnica, della tecnologia, è un modo per esprimere, per raccontare il mondo, ma raccontare il mondo pensando di cambiare il mondo, non solo di raccontare. E vanno avanti cercando di vendere le foto e sempre con vari lavori. A un certo punto Gerda Pohoril, appunto, le viene in mente di inventarsi di inventare per il suo amico André Friedman, che diventa anche suo fidanzato. Lei è una ragazza molto libera, molto bella, molto libera, che ha diversi fidanzati, diversi flirt, diversi innamorati. Sono tutti innamorati persi di lei. E lei però si lega in particolare a André Friedman, che è anche un uomo molto bello, un po' un tombé de femme, e si inventa una identità, che l'identità è un Robert Capa, quello che noi poi conosceremo come il famoso fotografo Robert Capa. E inventano la storia che in Europa è venuto un fotografo americano, appunto Robert Capa, che in realtà è André Friedman, ma un po' è anche lei. Il libro è anche un modo per riscattare la memoria di lei, di Gerda Pohoril. Lei si fa chiamare Gerda Taro, anche lì per rendere tutto più facile, più semplice, che suonasse meglio, che si vendesse meglio come nome e come cognome, e fotografano e cominciano ad avere un certo successo anche giornalistico, nel senso che veramente le loro foto, soprattutto le foto di André Friedman, e cioè Robert Capa, in maggior parte lui Robert Capa, quelle foto vengono veramente comprate. E anche il periodo di grandi fermenti in Francia, siamo alla vigilia della presa della vittoria elettorale del Fronte Popolare, che cambia completamente il volto della Francia. Nel 1936 Léon Blum è presidente del Consiglio e che introduce una serie di riforme sostanziali nella Francia, ferie pagate, diritti dei lavoratori, cioè la Francia cambia volto. E lui e loro due lo fanno la cronaca con le loro foto con la Leica, che è allora la macchina fotografica più sofisticata che esiste in quel periodo al mondo. E nel frattempo, intanto, siamo pochi mesi dopo la vittoria del Fronte Popolare in Francia, nella Spagna repubblicana ormai c'è il colpo di Stato del generale Franco, e quindi comincia la guerra civile in Spagna. Ora, la guerra civile in Spagna è un fatto abbastanza noto,
non c'è molto da raccontare su questo. Il fatto sta che nella Spagna repubblicana arrivano moltissimi militanti e uomini e donne di sinistra da tutta l'Europa, ma anche dall'America, anche Hemingway arriva lì, e molti americani. Vengono formate le brigate internazionali che in appoggio ai repubblicani. Cioè la Spagna diventa una specie di fronte, del punto focale della di tantissime lotte, di tantissime istanze sociali e politiche. Da un lato una questione tra il fascismo e la democrazia, dove le democrazie decidono di non intromettersi, ecco Elena è arrivata, quindi di non intromettersi nelle vicende. Vabbè, allora a questo punto possiamo continuare. No, io voglio dirvi un grazie enorme. Non è mai stato così bello arrivare in un centro commerciale come adesso. Sì, ho proprio visto la luce. Finalmente siamo sì. Grazie davvero. A questo punto finisco il racconto del libro, che è molto semplice. Loro, mentre sono in Spagna, mentre André Friedman è Gerda Taro sono in Spagna, lei viene travolta, viene investita da un carro armato repubblicano, muore, e questo è il libro. E il libro è il racconto di Gerda Taro attraverso i racconti dei suoi amici, di Ruth Zerf, di cui abbiamo già parlato, di Willy Csárdák, che era uno dei suoi innamorati, e di un altro suo innamorato, che chi era? Come si chiamava? Sì, è Kurickes, che è un altro suo innamorato. E Helena ricostruisce semplicemente la vita di Gerda Taro attraverso questi tre racconti, che si svolgono negli anni 60, e recupera la figura di Gerda Taro, che peraltro poi è diventata anche una specie di icona del regime comunista nella DDR. E questo è basta. Sì.